abbiamo appena superato il primo piano della torre della biblioteca. Ora ci tocca la sommità, che praticamente dura solo 5 minuti perché è un boss, praticamente un livello boss. Quindi forse potremmo registrare anche un altro livello. Allora, sconfiggi Gorda e Petrolucente. Ora ci sono un po' una tristezza, un po' che mi rivelino subito il nome del boss. Però qui ci sono tutti dei nemici che ignoro, anche il bug di tutto quanto ignoro qua. Eccoci. Dopo averlo affrontato già due volte, dovreste aver già capito come il procedimento di questo boss qual è. Ecco, ok, io ho capito solo dalla seconda volta che per schivare queste cose devo schivare. E fare la parata non serve a un tubo, a un fico secco di niente. Ecco, questo attacco è nuovo. Ma che cazzo? Vieni qua. Ecco, col pestone è sicuro che fa fuori la torre qui che gli dà protezione perché fa un'onda. Oh, ti sei condannato da solo. E siccome sei un golem ti farò fuori come faccio fuori il golem adesso. Vai e muori. Trasportare dal re. Ehi, hai tanta voglia di morire? Ascoltami, ombra di luna. Finché la sacerdotessa lo appoggia, il re ti può spazzare via come un fuscello, a meno che tu prima non distrugga i tre luoghi dello spasimo che alimentano la sacerdotessa e danno potere al re. E dove sono questi luoghi dello spasimo? Ehi, devo fare anche la tua parte. Questo portale ti ricondurrà dai tuoi amici. Trova i luoghi dello spasimo e distruggili. Questo è quanto. Ci vediamo, raggio di luna. Ok, perfetto. Prendiamo qui il forziere. Globo con iscrizione che non mi ricordo mai cosa fa, ma è edizione. Ti dà la possibilità di recuperare mano durante il combattimento. Vediamo com'è il bastone. Oh, figo. Comunque, vi metto. Sapete cosa metto? Non ho il globo cerca cuore, è vero. Rimetto, vabbè, il globo. No, questo qui, il globo della rotazione dei non morti, perché.
Beh, insomma, metto quello lì, chissà se ci troviamo in un chissà se ci troviamo in un monte davanti, non mi ricordo. Comunque, rifugio dell'ombra del drago, non fermo l'episodio già qui, lo fermo doppio round dopo questo livello, praticamente, che anche qui stiamo 2 minuti. No, perché altrimenti è un po' triste che duri solamente 5 minuti un episodio. Mannaggia, è probabile che nei filmati di gioco caricherò sto filmato senza l'audio, perché mannaggia la pubblicità che parte sul telefono.